Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati nel mio canale. Io sono Lucas e siamo qua oggi finalmente con un nuovo video che non avevo mai fatto. Perché dico che non l'avevo mai fatto? Perché è vero, perché io non ho mai fatto un video del genere, perché non ne ho mai avuto la possibilità. Quest'oggi, signori, in vista delle vacanze natalizie, ho pensato: Giorgia ha una moto che attualmente non lo è, ma potrebbe diventare molto molto entusiasmante. E siccome come ogni anno non avevo la più pallida idea di che cosa regalarle per Natale. Poi ho pensato, ah, ma Giorgia qualche mese fa si è acquistata una moto e la moto è originale. Cioè, stiamo dicendo che una persona vicino a me ha una moto originale? E no, e no, e no. Anche ho pensato, regaliamole uno scarico nuovo. Non ce l'ha, è originale, fa schifo. Prendiamole uno scarico di quelli validi. Quindi quello che farò adesso sarà mettermi al computer, cercare lo scarico più figo che c'è, ovviamente completo perché sennò non sfiamma, e poi cliccare aggiungi al carrello. Una goduria quando si aggiungono al carrello i pezzi delle moto, ragazzi. I brividi. Ma non stiamo a perderci in chiacchiere, andiamo a cercare che scarico c'è figo per Giorgio. Lui è il prescelto. Porca puttana che bomba. Porca puttana che bomba, questo sì che ci sta bene. Bene, adesso che abbiamo trovato finalmente lo scarico giusto fra una miriade di scarichi pacchi brutti, dobbiamo solo ordinarlo, sperare che arrivi in tempo. Successivamente inviterò Giorgia qui a casa mia, la piazzerò qui in camera, piazzerò il regalo qua davanti, nasconderò la GoPro lì in fondo, sperando tra l'altro che non se ne accorga, e farle spacchettare il regalo con la GoPro accesa e registrare la reaction. Secondo me è un regalo della Madonna, quantomeno spero. Bene, quindi la prossima clip sarà registrata da una GoPro nascosta, quindi si sentirà male, e vedrete Giorgia che spacchetta il suo regalo di compleanno. C'era quella lì che dovevi fare mercoledì? No. Che merda che sei. Questo è il regalo più figo che io ti abbia mai fatto. Sì, è il più figo questo. Dai, apri, no, come stai, ti sbraga qui, guarda qua sbraga. Mira, che si rompa. No, guarda tu. Come fai questa sedia? Così? Ti apri? Ma che fai? Sì, sì. Almeno faccio un piano d'appoggio, però. Oh, aperto. Ma quell'altro volevano 150 euro di spedizione, però prendevo quell'altro. Però questo qui è il più cazzuto che c'era. Questo qua è il più cazzuto. Guarda, guarda che questo qua è bello. E questi qua sono le canaglie che l'hanno fatto arrivare in ritardo. I marchigiani. Dai, scatta! Vabbè! Sì, ma si riesce meglio. Ah, è mica finito, è deficiente. Come è finito, figlio? È completo. Come è completo. Cazzo. Cos'è? Sei in una candid camera. Ma davvero? Certo. No, dai, no. No, Luca. Saluta il pubblico. Vaffanculo, no. Ma stai scherzando? Vai, vai, vai a salutare. No! È caduta anche a me prima. Oh, ma quella cos'è? È la targa del motorino. Ah, vabbè, sti cazzi. Vaffanculo.
Però era bella console. Va bene, allora facciamo l'elenco di cose che Gigi ti ha regalato nell'arco dei 3 anni, mettiamole in confronto a quelle che mi hai regalato tu e vediamo che effettivamente c'è un... Cioè Gigi è così... Sì, sta minchia proprio, guarda, no. Dai. Adesso vabbè, proprio. Dicevo solo che era bella come sorpresa comunque, che te l'ho fatta trovare dentro il sacchetto di Natale. Unboxing time! Fai piano intanto! Ma io non lo so. Vabbè, comunque, come avete visto, abbiamo regalato uno scarico a Giorgia. A dire il vero non si è vista una beata fava perché Giorgia ha voluto scartarlo per terra. Io ci ho provato a farglielo scartare sulla sedia, ma non ci sono riuscito. Scusate, ma con che logica questo si può scartare su una sedia? Cioè, ma tu fidati su questa me, poi, ma no? Se io ti su dico, questa sedia. Ma se io ti dico di fare così, fallo, fidati. Mio. Cosa sarà mai? Sì, non vedono loro cos'è. Cazzo. Allora, la scelta è ricaduta su questo qui, che è Evo Carb, vabbè, quello che è, perché fondamentalmente, è vero, ce n'erano di più costosi, ma spendere troppi soldi su moto così piccole, vi consiglio di non farlo. Sì, dillo che non volevi spendere di più, Marcio. Non è vero, non è vero, non ti compri più un cazzo, guarda. Non ti regalo più un cazzo. T-Rex, figa. Ovviamente non abbiamo preso solo il terminale perché non avrebbe avuto senso, bensì abbiamo acquistato anche dei collettori, quindi esca anche i collettori. Oh, vabbè, no, niente, era solo per farvi vedere, non è che ci siamo venuti a vedere, e quindi trasferiamoci immediatamente in officina che montiamo il tutto. Yeah. Questo è un esemplare di DB Killer schifoso che non metterò mai perché fa cagare. Però dai, fa davvero schifo, ma potremmo mettere mai una cosa del genere sulla moto? Signori, benvenuti nella nuova officina Racing Bike con tanto di piastrelle nuove, muri ricolorati e a breve anche i super banchi di quelli coi big money, perché l'abbia fatto il salto di qualità. Comunque sia, siamo qui con Giorgia che sta facendo la camera girl. Poi abbiamo la nostra modella e poi abbiamo anche la motina. Come avete potuto ben capire, stiamo per montare lo scarico. Inutile dire che è qualcosa di super eccitante, soprattutto per Giorgia che secondo me ha le mani che tremano. Ah no, non le interessa un cazzo. Fai finta che tremi. Ecco, grande. Comunque sia, questa operazione l'abbiamo vista, rivista, 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 e quindi ve la farò vedere ancora. Shock! Guarda la patacca che è uscito qui! Partorito! Che cazzo? Questo qua va bene per rompere le vetrine dei negozi quando vai a fare le rapine, no? Stom! Ti ricordi quando hai urlato dentro i collettori? Fallo su questi adesso! Ma sto scarico qua si monta in un quarto d'ora, lo scarico più veloce del West. Un quarto d'ora per l'installazione. Abbiamo praticamente finito, no? Abbiamo finito. È pronto, sei pronto. Dietro di me c'è lo scarico montato. Sì. C'è lo scarico montato. Sei buona. Non ci posso venire. Cavalca, dai. Ma non cavalca. È che va giusto qua. Sì, regge. Coglioni. Allora, ferma! 1, 2, 3. Che bello! Figo, che ti bello! Piace? Bello, bello. Beh, potresti esprimerti un po' di più. Che cazzo, sembra un pugno nell'occhio, è più bello che sera. Ma è bello. Però deve fare casino, non è deve sfiammare. Albe, deve sfiammare. Lo fai sfiammare? Gli facciamo un buco? Sì! Vai. Silenzio, Vabbè, perché sennò non si sente. No, perché sennò roviniamo il suono. Thank you.
allora abbiamo anche montato lo scarico, Giorgia è molto contenta. Secondo me è uno degli scarichi più belli che ci sono per quel modello. Spero che sia così anche per lei. Spero di aver azzeccato il primo regalo in 3 anni di relazione. Ma magari manco questa volta. Bene, allora adesso a dire il vero mancherebbe solo provarla. Ah no, meno 5 gradi. Ah sì, siamo in inverno. Prima o poi faremo un video test col nuovo scarico. Magari anche un duo motovlog quando potremo uscire di casa a farci un giro quantomeno per Bergamo per portare l'ignoranza fra il Suzuchino e l'Errina. E niente, quindi se vi è piaciuto questo video mi raccomando lasciate un mi piace, commentate, iscrivetevi a questo canale, consigliatelo ai vostri genitori. Giorgia, grazie, la moto è diventata mia. Ciao.